Benvenuti a Oltre la Corsa, il podcast di Swiver. Abbiamo deciso di aprire questo spazio in cui parlare a ruota libera di ciclismo, perché siamo convinti che dallo scambio di idee possa nascere sempre qualcosa di buono. Benvenuti alla 27esima puntata di Oltre la Corsa, il podcast di Swiver. Oggi puntata dedicata al mondiale di Lo Yorkshire e presento i miei ospiti. Benvenuto Davide Bernardini. Ciao ragazzi, ciao a tutti. Benvenuto anche Alberico Faroldi. Ciao ragazzi. E benvenuto Luca Saugo. Ciao a tutti. Inizieremo a parlare della prova femminile con in collegamento telefonico Stefano Zago, che farà un'analisi approfondita su quelle gare specifiche, perché lui, come ormai saprete se ci seguite da qualche tempo, segue con particolare attenzione il ciclismo femminile, quindi abbiamo pensato fosse giusto dargli un'attenzione particolare, mentre servo agli altri ospiti lo spazio per parlare della prova maschile e poi con il pagellone, come abbiamo fatto nelle scorse puntate, citando i nomi dei vari corridori. Iniziamo subito parlando di ciclismo femminile con un focus sulla prova elite, e quindi abbiamo in collegamento telefonico con noi Stefano Zago. Benvenuto Stefano. Grazie mille a tutti. E grazie di essere con noi, e ti chiederei di fare una panoramica sul comportamento delle donne in generale per quanto riguarda appunto la gara elite, e poi magari in un secondo momento vediamo di parlare meglio invece di quello che è accaduto in casa Italia. Quindi vorrei sapere un po' come hai visto tu la gara, la grande fuga di Van Vleuten, e come hai visto questa impresa concretizzarsi. Allora, intanto vi ringrazio per l'invito, ma la gara femminile si è svolta sabato su un percorso di 149 chilometri. La prima parte era una parte movimentata a livello di percorso, ma in linea fino intorno al chilometro 100, successivamente un percorso da ripetere per tre volte, un circuito da ripetere per tre volte. Hai detto bene, la gara è stata caratterizzata dalla fuga di Annemiek van Vleuten, un atleta per cui credo si siano finiti gli aggettivi spesso rischiano di essere esasperati o esosi, ma crediamo di non errare, di non aggiungere nulla a Van Vleuten, se la definiamo fenomenale per quello che è riuscita a concretizzare sabato. Allora, per Van Vleuten 105 chilometri di fuga, è partita quando al traguardo mancavano 105 chilometri, è arrivata al traguardo in prima posizione, con 2 minuti e 15 sulla seconda piazzata. Seconda piazzata che è Anna van der Breggen, quindi casa Olanda, tra l'altro Anna van der Breggen campionessa del mondo uscente, perché era la campionessa del mondo lo scorso anno, e 2 minuti e 28 secondi sull'australiana Amanda Strapp. Van Vleuten parte a 105 km dal traguardo e acquisisce in pochissimi minuti un margine di 50 secondi. Ecco, credo che anche questo sia un punto su cui soffermarsi. Dopo quei primi minuti di fuga, in cui la Van Vleuten prende 50 secondi al gruppo delle big, si innescano reazioni dietro, per l'Italia si muove Lisa Longo Borghini, si muove anche la Danimarca con la Ludwig, si muove la stessa Olanda che inserisce in questo tentativo di inseguimento la Van der Breggen. Nel tentativo di inseguimento ci sarà anche per l'Italia Soraya Paladin. Ecco, dopo questi primi minuti, in realtà la Van Vleuten per diversi chilometri non acquisisce più vantaggio. Infatti le immagini televisive raccontano di una Van Vleuten che agli occhi del pubblico potrebbe sembrare in certi istanti indecisa se proseguire oppure no. In realtà questa indecisione non c'è, nel senso che Van Vleuten continua con estrema calma la fuga, e dai 50 secondi bloccati per lungo tempo in breve si passa a vantaggio di un minuto e mezzo, due minuti. Proprio mentre dietro la corsa esplode. Cosa accade dietro? Che da un lato la Van der Breggen si trova nel primo gruppo inseguitore col solo scopo di rompere i cambi. Non può fare nulla, non può ovviamente aiutare perché ha Annemiek van Vleuten davanti, e il tentativo è proprio quello di far acquisire un maggiore vantaggio alla compagna di squadra. Dobbiamo sottolineare che Lisa Longo Borghini in fuga, ma poi ne parleremo successivamente quando parliamo delle azzurre, si
si comporta molto bene, nel senso che fa il massimo che gli è possibile in quella situazione. E dobbiamo anche sottolineare che l'inseguimento forse più rischioso per Annemiek van Vleuten non viene in realtà da questo gruppo, ma viene dall'atleta americana, già vincitrice nella prova cronometro, Chloe Dygert. Dygert fa una prova cronometro strepitosa, vince abbondantemente su Van der Breggen e Van Vleuten. Nella prova in linea, praticamente è come se ripristinasse le energie, lo spirito della prova cronometro per un inseguimento alla Van Vleuten che in certi istanti pare potesse concretizzare. Alcuni commentatori, ma anche alcune persone che seguono la gara diranno: vuoi vedere che alla fine questo tentativo della Van Vleuten in realtà spuntarla sarà la Dygert, perché la Van Vleuten arriverà stanchissima? In realtà la Dygert cede, probabilmente aveva già usato moltissime energie per la prova cronometro, e la Van Vleuten va a vincere questa prova strepitosa. Abbiamo detto, seconda la Van den Breggen, terza la Strat, la Dygert conclude comunque quarta, quinta c'è la nostra Lisa Gogorghini, poi le prime due sono olandesi, ma in realtà l'Olanda aveva una squadra strepitosa, perché sesta arriva Marianne Vos, in settima posizione per l'Italia Marta Bastianelli, seguita da Simone Alpasio, Lisa Brennauer, che era una delle favorite, e poi arriva Corinne Rivera. Abbiamo detto Olanda strepitosa, e dopo chiudo, perché? Perché oltre a queste tre atlete che sono piazzate in top 10, l'Olanda aveva Amy Peters, aveva Lucinda Brand, tutte atlete, aveva Chantal Black, tra l'altro anche lei ridata, aveva tutte atlete in grado potenzialmente di competere per la prova elite in linea. Prova elite in linea che ha consacrato sul podio Van Vleuten, Van den Breggen e Strat, e guarda caso, se noi torniamo al mese di luglio e consultiamo il podio del Girolamo di Crea, Van Vleuten, Van den Breggen e Strat in quest'ordine. Crediamo sia significativo che una prova presentata come quest'anno, quella di mondiali, come semplice a livello di percorso, aveva poi consacrato come podio un podio come quello di una corsa tappe dell'importanza del Girolamo di Crea. Forse la prova effettivamente non era così semplice. Beh, grazie Stefano. Guarda, su questo discorso della semplicità di sicuro torneremo, della presupposta semplicità, torneremo di sicuro dopo, anche per parlare delle gare maschili, perché come si è visto, in realtà, lasciando stare il discorso climatico, il percorso poi si è prestato a un'interpretazione molto più dura e intensa di quanto si pensava. Quindi capisco il fatto che tu noti che lo stesso ordine d'arrivo di una corsa a tappe lunga e impegnativa si sia ritrovato anche in una corsa di un giorno, aggiungo quello che dici tu, che forse anche è dovuto al fatto della supremazia delle prime 2/3 su tutte le altre, nel senso che la capacità di gestire uno sforzo anche mentale di corsa in solitaria così alto, mentre dietro la principale rivale è impegnata a fare gioco per te, è indice di una grande capacità di risultato, di una anche organizzazione di squadra che ha messo le ragazze nella posizione di poterne prendere vantaggio. E poi anche sulla questione del percorso è stato interpretato in modo corretto, perché non è che le avversarie fossero totalmente disarmate. Ti chiederei a questo punto invece due battute sulla questione italiana, nel senso che hai citato giustamente Elisa Longoborghini come la migliore delle nostre, e io ti chiederei secondo te come si è comportata la squadra, perché se abbiamo visto che sono state fatte delle convocazioni secondo alcuni criteri, poi in realtà al lato pratico durante la gara il comportamento, purtroppo per questioni che magari adesso tu riuscirai a spiegarmi meglio, non è stato quello atteso. Come la vedi tu questa situazione? Esatto Alberto, guarda, io terrei a fare una precisazione, perché quello che dirò secondo me necessita di questa precisazione. Il commento mio, così come quello tuo, ma quello di tutti i commentatori, è successivo, quindi ovviamente il Cetivino Salvoldi, quando ha ritenuto corrette queste convocazioni, e col senno di poi siamo tutti bravi. Personalmente l'Italia si presenta come azzurrabili Marta Bastianelli, Elisa Bastano, Marta Cavalli, Elena Cecchini, Maria Giulia Campalmieri, Tatiana Guderzo, Lino Longoborghini, Letizia Paternoster e Solari Paradin.
queste le azzurrabili presentate. Il ciclista al volo sceglie tra queste azzurrabili le partenti, che saranno Balsamo, Battenelli, Cecchini, Guderzo, Lungorodini, Paladin e Paternoster. E Marta Cavalli resta come riserva. Ora, l'Italia centra la quinta posizione con Elisa Lungorodini. Siamo molto contenti per Lungorodini perché crediamo che quest'anno sia stato comunque un anno prezioso. Lungorodini l'anno scorso era estremamente delusa dalla stagione, dai risultati che sembravano non arrivare nonostante un grossissimo impegno. Sappiamo che Lungorodini è una di quelle atlete che non attacca mai il dorsale sulla schiena per partecipare. Lei prova, ha sempre provato. Quest'anno crediamo che insomma un giro rosa corso comunque a grandi livelli, un mondiale concluso in quinta posizione con la prestazione tenuta da Lungorodini, sia per Lungorodini un segnale molto positivo, sicuramente di incoraggiamento. Però il punto è che l'Italia forse poteva aspirare a qualcosa di più, noi torniamo a dirlo, sulla carta, e sulla carta crediamo che forse un atleta come Marta Cavalli, che poche settimane prima del mondiale ottiene una vittoria con una prestazione ottima al Giro delle Marche, in una frazione assolutamente non facile, che evidentemente da tutti i risultati pregressi è in netta crescita, secondo noi poteva essere un atleta da convocare non come riserva, ma come atleta proprio che si fosse poi prestata a gareggiare il sabato. Stavolta ha scelto altre atlete, noi avevamo pronosticato come maggiore favorita Marta Bastianelli che è arrivata settima, comunque facendo una buona prova. Marta Bastianelli quest'anno aveva già ottenuto molti risultati e comunque essendo nel gruppo non si poteva muovere molto perché c'era davanti Lungorodini, avrebbero rischiato forse di giocarsi entrambi i piazzamenti. Però personalmente, per esempio, un'atleta come Letizia Paternoster, credo di poter dire, non ha entusiasmato. Ovviamente bisogna sempre considerare i giochi di squadra, le possibili scelte tattiche poi apprezzate da Salvoldi in ammiraglia, mentre ha fatto bene Soraya Paladin, al di là del piazzamento, voglio dire, però abbiamo visto una Soraya Paladin combattiva davanti, ci ha provato, ha ceduto quando hanno ceduto gran parte delle atlete che erano con Van der Breggen, con la Dijkert, con la Strat, con coloro che inseguivano, perché probabilmente qui entra il discorso che facevi tu, cioè la Van der Breggen, la Strat, anche la Dijkert in questo caso, sono atlete che hanno un qualcosa in più in questo momento della stagione, o comunque che in alcuni momenti della stagione importanti, se vogliamo dirlo, possiamo dirlo anche a livello assoluto, riescono a trovare un qualcosa in più che riesce a mettere davvero in difficoltà le nostre atlete, ma in generale gran parte del gruppo, perché quando ha ceduto Soraya Paladin ha ceduto la Ludwig, il gruppo che era composto da una decina di unità, il gruppetto che era composto da una decina di unità si è completamente sfaldato. Io vorrei fare due appunti. Uno è sul discorso meteo, che non ha tormentato la prova femminile, perché ha piovuto sabato mattina. In realtà la prova femminile è stata disputata con condizioni meteo buone, assolutamente buone, ovviamente considerando che ci si trovava in Inghilterra. Discorso meteo in generale lo dico come un mio parere, ma credo sia una cosa abbastanza ovvia. Ecco, io penso che un comitato organizzatore di qualunque manifestazione ciclistica, nel momento in cui ciclistico sportiva, nel momento in cui decide un luogo per l'organizzazione di una gara, debba prevedere il meteo di quel luogo. Si sapeva che il tempo meteorologico poteva essere di questo tipo, forse tanta sorpresa non ci doveva essere, tanti cambiamenti, stravolgimenti eccetera non ci dovevano essere, col senno di poi, però è sempre il senno di poi. E poi invece un'altra cosa, Marta Bastianelli al termine della gara ha fatto una dichiarazione in cui io non vedo assolutamente nulla di polemico, mentre invece è stata recepita da molti a quanto pare come una dichiarazione assolutamente polemica. Bastianelli ha solamente tenuto a segnalare un approccio diverso rispetto al modo di approcciarsi, di correre, per esempio suo, rispetto a quello della Van Vleuten. Alcuni hanno recepito questa cosa come una mancanza di professionalità. Io credo, e lo dico come sempre come un parere personale, un'idea personale,
che non ci sia assolutamente nulla di male nel sottolineare, nulla di polemico, quindi spegniamo un attimo queste polemiche che non hanno alcun senso, non ci sia assolutamente nulla di polemico nel dire io ritengo di approcciarmi a un'attività in un determinato modo, altri ritengono di approcciarsi in un altro modo. In realtà diciamo che dall'opinione pubblica questa cosa è stata recepita un po' polemicamente, non c'era alcuna polemica, possiamo dirlo tranquillamente. Beh, ma sai che ne parliamo spesso anche offline, diciamo, che la questione della comprensione, dell'interpretazione di quello che dicono le atlete poi spesso si presta a delle strumentalizzazioni. Capisco quello che dici riguardo la squadra e sì, effettivamente col senno del poi è chiaro che delle posizioni possono essere prese con più sicurezza che altro. Il mio discorso iniziale era anche molto vago proprio da questo punto di vista, nel senso che poi in base al risultato vai a capire se certe scelte sono state fatte in un modo o in un altro. Io penso assolutamente, che anche perché avesse vinto Elisa Longo Borghini noi non ci staremmo ponendo il problema, no, certo, della squadra. Certo, la però storia, sappiamo che con i se e con i ma la storia non si fa, però la questione che secondo me è la più attinente è dovuta al fatto che l'importante è che la squadra portata sia stata la migliore possibile. Siccome penso che di fronte a questo tipo di avversarie fosse abbastanza complesso portarle in difficoltà, e penso che anche facendo il massimo, avendo degli avversari così forti, non sarebbe stato semplice. Ecco, in una gara di un giorno ci sono delle criticità che sono difficilmente colmabili rispetto a come possono fare invece Van Vleuten o Van der Breggen, ecco, insomma. Ma anche la Spratt stessa avrebbe la possibilità di farlo, mentre magari dal punto di vista italiano serve molto di più una squadra, diciamo, a sostegno. Stefano, io ti ringrazio della tua presenza con noi e grazie per aver commentato il ciclismo femminile anche dal punto di vista, diciamo, scritto, visto che sono stati i tuoi articoli usciti sul nostro sito. E oltre a ringraziarti, ti saluto. A presto. A presto. Grazie Stefano, ciao. Passiamo quindi alla prova maschile in linea categoria Elite. Vittoria strappata da Mads Pedersen sul nostro Matteo Trentin, con terzo un fenomenale Kung. Qualche giorno fa è uscito il resoconto scritto da Alessandro Autieri sul tutto il mondiale in sé, con una critica anche approfondita. Per oggi a voi invece chiedo, proprio sulla gara maschile, che idea vi siete fatti, come avete visto il risultato finale? Era un podio pronosticabile? Lo anticipo già, no, non lo era. Idee sull'organizzazione, su il comportamento anche delle squadre principali, in modo tale che poi possiamo arrivare al pagellone con le idee chiare. Ecco, non so se vuole iniziare Davide. Ma allora, che dire, si può soltanto dire che il mondiale dello Yorkshire, pur non presentando un percorso, diciamo, altimetricamente rilevante, importante, credo siamo tutti d'accordo, è stato uno dei mondiali, se non il mondiale più bello degli ultimi anni. Non è che ci siano stati tutti questi eventi all'atto pratico, nel senso non ci sono state fughe contro fughe, tanti dei favoriti non si sono praticamente mai visti, però appunto vuoi per il maltempo, vuoi per i ritiri, perché anche i ritiri sono un evento, e il mondiale dello Yorkshire c'è poco da fare, ce lo ricorderemo come uno dei mondiali più belli, penso quantomeno del decennio. E ce lo ricorderemo anche purtroppo per il risultato finale. Innanzitutto direi bravo Mads Pedersen, perché ha dimostrato, di nonostante la giovane età, di poter vincere una corsa durissima, una corsa che ha selezionato i migliori, che ha mandato in crisi tanti altri migliori o quantomeno sulla carta. Penso allo stesso Mathieu van der Poel, che era partito con i favori del pronostico, che ha propiziato l'azione decisiva per poi spegnersi all'improvviso a poco più di 10 km dal traguardo. Ma basta dare uno sguardo alla lista dei ritirati: Philippe Gilbert, anche se vittima di una caduta, Alejandro Valverde, insomma sono molti corridori che sono rimasti, diciamo, fregati o comunque imballati dal maltempo. Basta pensare anche a chi al traguardo ci è arrivato, lo stesso Sagan, che ha fatto direi una buona gara, anche se non si è mai visto, ma il quinto posto finale
credo sia sintomo di un ottimo stato di forma, ma anche lui non ha saputo rispondere al momento giusto, sembra per un'errata valutazione del finale. Penso a Greg Van Avermaet, di cui avremo modo di parlare, non si è praticamente mai visto, nonostante il Belgio sia uscito spremuto dalla corsa. Penso a Julian Alaphilippe, quindi insomma i motivi di cui discutere non mancheranno, fermo restando che la medaglia di Trentin, non sono d'accordo con quello che ho letto in giro, non è una medaglia, un oro perso, ma direi un argento vinto, perché seppur il risultato abbia, diciamo, lasciato di stucco, diciamocelo senza tanti giri di parole, milioni di tifosi italiani, è un risultato giusto. La volata è eloquente, Trentin è stato sincero, è partito direi al momento giusto, Pedersen l'ha sverniciato, ha vinto con 20-30 metri di distacco, e direi non c'è altro da dire se non appunto fare complimenti a Pedersen, a chi è arrivato al traguardo anche l'ultimo, il 46esimo, e fare complimenti alla nazionale italiana, ma sicuramente anche Luca e Alberico avranno molto da dire in merito, quindi lascio la parola a loro. Luca? Beh, è stato un mondiale sicuramente molto molto duro, perché alla fine sono state 7 ore in sella sotto la pioggia, con un percorso che comunque non dava mai un attimo di respiro, nonostante non prevedesse chissà quali difficoltà altimetriche. Non sono d'accordo che Trentin sia partito al momento giusto, perché quelli erano 200 metri che tiravano all'insù e tutti aspettavano lui, e quindi poteva anche aspettare altri 100 metri, poi probabilmente avrebbe perso lo stesso. Però diciamo che su quel rettilineo lì era meglio partire un po' tardi piuttosto che un po' presto, perché su rettilinei così che tirano all'insù, dopo 260 km di gara, tutti sotto la pioggia, partire presto e stai scommettendo sul fatto che quelli dietro siano proprio morti. No, ma per il resto sono d'accordo invece con quello che ha detto Davide. Sì, un bel mondiale, il più bello del decennio insieme a quello di Firenze, tra l'altro tutti e due caratterizzati dal maltempo, sono anche più belli perché gli altri hanno fatto schifo, cioè diciamo le cose come stanno. E niente, a me dispiace più che per Trentin, mi piace per Van der Poel, perché poteva essere una vittoria storica, una vittoria di un corridore che comunque nello stesso anno sarebbe stato campione del mondo di ciclocross, campione del mondo su strada e campione europeo di mountain bike, quindi un trionfo della polivalenza, e purtroppo per 10 km non ce l'ha fatta, perché sembra abbia avuto una crisi di freddo, si sia coperto male. Sicuramente ha pagato il fatto che la poca esperienza su strada, non conoscersi bene probabilmente come gli altri atleti, tanto che lui ha detto che tra l'altro lui è arrivato al traguardo nonostante sembrasse praticamente morto nel momento in cui si è staccato, perché andava avanti con un rapportino che faceva impressione, ha detto poi ho risentito buone sensazioni nel finale, però chiaro, probabilmente lui pensava di aver già vinto, si è alimentato male o si è coperto poco ed è crollato, e anche quello comunque è il bello del ciclismo, cioè, però insomma io avrei voluto vedere una sua vittoria, senza ovviamente nulla togliere a Mats Pedersen, che è un corridore di qualità, anche se molto lunatico, però quando ha quei momenti in cui va forte, lui va proprio forte. Alberico? Visto che sulla corsa, bene o male, è già stato detto tutto, due parole sull'organizzazione. Il taglio delle salite in programma nel tratto in linea è stato sacrosanto, perché si è visto che lo scollinamento dell'unica che poi effettivamente si è percorsa c'era un vero e proprio acquitrino, e non era il caso di mettere ancora più a rischio la sicurezza dei corridori. L'unica cosa che non ho capito è stato il perché non hanno aggiunto un numero di giri tale da arrivare alla lunghezza della corsa che era stata prefissata. Per quanto riguarda invece i problemi di trasmissione, devo dire che fortunatamente non mi hanno colpito in prima persona, perché sono andato fuori a mangiare intanto che c'erano questi problemi, però sicuramente da un mondiale ci si aspetta uno standard di professionalità diverso. Poi non ho indagato nello specifico quali sono stati i problemi, certo se andiamo a leggere quello che è stato scritto su internet non è stata una cosa
ha fatto piacere agli appassionati, senza dubbio. Poi per il resto niente da dire. Il percorso a me è piaciuto molto, la pioggia lo ha fatto diventare ancora più bello di quello che era, anche se abbiamo visto nelle altre gare che non ce n'è stata una con un finale banale. È un percorso che premiava gli attaccanti, che li ha premiati dalla prima all'ultima gara. Davvero un bel mondiale da quel punto di vista lì, anche cornice di pubblico adeguata. Vabbè, sappiamo che nello Yorkshire il richiamo del ciclismo è fortissimo, e anche a me sarebbe piaciuto un vincitore diverso, contrariamente a quanto pensa Luca. A me fa più dispiacere per Trentin, perché Van der Poel è giovane, c'ha 24 anni, c'ha 10 anni di mondiali davanti. Trentin no, Trentin ha già dato appuntamento tra 2 anni a Lovagno, ma chissà cosa può succedere tra 2 anni. Era la sua occasione, probabilmente lo perseguiterà fino a che correrà questa occasione persa. Purtroppo così è il ciclismo, così è la vita. A me spiace di più per lui. Grazie ragazzi per la vostra opinione, perché ci serve mettere le basi al pagellone che adesso andiamo a fare, dato che come avete detto un po' tutti, tutti i vari elementi che sono da considerare hanno prodotto comunque una gara memorabile sotto tanti punti di vista, anche appunto come abbiamo già detto dell'ordine di arrivo, ma non solo, anche per quanto riguarda i ritirati, per quanto riguarda il comportamento delle squadre che dovevano spadroneggiare, cosa che non è accaduta. E quindi se siete d'accordo inizierei subito con il pagellone. Il primo nome che vi dico è quello di Rohan Dennis. Ha stravinto la crono, quindi che voto vogliamo dargli? 10, poi su strada comunque lui si è spremuto nei primi 100 km della prova su strada per Michael Matthews, che non c'è stato, però il suo l'ha fatto. Tra l'altro dopo praticamente 2 mesi che non attaccava il numero alla schiena, quindi perfetto è stato, poco da dire. Poi si può questionare, non questionare il comportamento di Rohan Dennis, ma nei confronti della Merida, ma alla fine noi non siamo là, noi non conosciamo cosa sia successo. Da quello che trapela sembra che la Bahrain Merida gli abbia fatto delle promesse che poi non ha mantenuto, e lui ha avuto questa reazione, giusta o no. Comunque io penso che se è vero che si è arrivati a una rottura perché la Bahrain Merida non ha mantenuto la sua parola, beh, ci perdono loro, perché Rohan Dennis è un grandissimo corridore. Davide? Posso soltanto essere d'accordo con Luca, perché oltre alla direi ottima prova contro il tempo si è fatto vedere anche su strada, perché comunque è stato diverse ore là davanti a fare un po' da tergicristallo per chi gli stava a ruota. Colgo l'occasione per ricordare che, come è stato annunciato dopo la sua vittoria nella cronometro, della rottura tra Dennis e la Bahrain Merida, chi lo doveva sapere lo sapeva già dal 13 settembre, se non sbaglio, e la decisione è stata comunicata soltanto dopo, per lasciare a Dennis la serenità per preparare quello che si può tranquillamente reputare l'appuntamento principale della sua stagione. E sembra che una delle squadre più interessate ad ingaggiarlo sia la Movistar, ma seguiremo, perché insomma il binomio Dennis e Movistar è direi quantomeno particolare. Alberico, e se dite manteniamo quest'ordine di intervento anche per i prossimi nomi? Non posso fare altro che dargli 10. Un personaggio, anche purtroppo non è un personaggio nel senso di quelli che possono far appassionare al ciclismo la gente, ma è sicuramente una figura che è molto complessa, piena di sfaccettature, che potrebbe far aumentare l'interesse degli appassionati. Non so, mi rivolgo a voi se magari vorrete farne un ritratto, perché davvero è un soggettone nel senso buono della parola. Ci sono tanti corridori australiani particolari, mi vengono in mente i casi di Bobridge, che poi vabbè non è finito benissimo, Flakemore,
tra l'altro quasi tutti cronoman, quasi tutti che vengono dalla pista con una personalità davvero particolare, e a me piace Dennis e sono molto contento che abbia vinto. E nonostante non sia riconosciuto ancora come tale, secondo me è una delle poche vere eccellenze nelle cronometro che ci sono adesso. Dicevamo prima off records che non siamo più ai tempi di Cancellara, Tony Martin e Wiggins al suo apice, però secondo me Ron Dennis se la sarebbe giocata anche con loro. Magari non avrebbe vinto, però se la sarebbe giocata. Allora, se parliamo di eccellenze, il secondo nome lo anticipo, era più avanti nella lista, ma dico Evenepoel. 9. 9, perché comunque ha fatto secondo nella cronometro. Tra l'altro Dennis ha surclassato lui, però lui ha surclassato tutti gli altri, cioè Ganna, che è arrivato terzo, è arrivato a 40 secondi da Evenepoel. La cronometro è stata perfetta perché è sempre andato forte uguale. Ha trovato uno che in questo momento è più forte e ci sta, perché comunque ha 19 anni. Su strada si è sacrificato di sua sponte per Gilbert, pensando sicuramente di poterlo riportare sotto, ma aveva anche dimezzato il distacco in un giro. Purtroppo non aveva fatto i conti col superego di Greg Van Avermaet, che in maniera abbastanza bizzarra ha messo De Clercq a tirare mentre Gilbert stava ancora facendo l'inseguimento. Sì, direi sì, sono d'accordo con il vostro dato da Luca col 9. Diciamo, rimaniamo d'accordo sul fatto che 10 si dà soltanto a chi vince, non possiamo non dargli 9 o 9,5 o 9,99, mettiamola come vi pare, ma non si può non parlare bene di questo ragazzo qui. E direi anche le facce sul podio sono eloquenti. Quando si è seduto nell'hot seat del primo virtuale, Ganna lo guardava con degli occhi proprio, come si può dire, veramente invidiosi e grati della prestazione data. Oppure il broncio con il quale ha dovuto incassare la sconfitta, che poi è una sconfitta soltanto per lui, perché chiunque avrebbe fatto dei salti di gioia, non lui. Potrei citare, come ha già fatto Luca, la pacca e il modo con cui ha cercato prima di rimporare e poi di riportare sotto Gilbert. Insomma, si può solo parlare bene di Evenepoel e spero che veramente possa durare tanto nel ciclismo, che abbia altri margini di miglioramento e che insomma possa correre ancora tanti anni, perché è un patrimonio da preservare. Io gli do 10 perché è la medaglia più giovane di sempre nella storia dei mondiali su strada maschile, che è un record incredibile se si pensa anche a dei mostri di precocità come ci sono stati nel passato nel ciclismo. È davvero un risultato completamente fuori dall'ordinario. Poi io sono completamente cotto del carattere di questo ragazzo, che sprizza carisma da ogni poro. Quando ha rincuorato Gilbert, sembrava Gilbert il ragazzino e lui il veterano di mille battaglie. Questa cosa è straordinaria, per questo non ti puoi allenare, per questo non c'è niente, o ci nasce o non ci nasce. Lui c'è nato e speriamo che ce lo preservino buono per tanti tanti anni. A questo punto, terzo nome, Ganna. 8,5 almeno, e ha fatto un grandissimo mondiale su un circuito particolare che lui ha saputo gestire meglio di molti altri, perché al secondo intermedio qualcuno lo aveva, mi pare che Oliveira fosse davanti e Kangert ad esempio era vicinissimo, però lui nel terzo intermedio è andato in crescendo e gli altri no, e alla fine ha colto questo bel bronzo. Comunque prima medaglia italiana da Malori, ma terza in assoluto ai mondiali a cronometro, perché la prima fu Curato nel mondiale inaugurale del 94. E dopo che quest'anno e anche l'anno scorso e anche nel 2016 ha vinto i mondiali su pista nell'inseguimento individuale, qui un altro grandissimo esempio di polivalenza, un corridore che sta pian piano uscendo su strada, nelle gare in linea deve ancora trovare un po' la sua dimensione, anche se di tanto in tanto fa dei risultati e delle prestazioni pazzesche, come alla Coppa Sabatini o l'anno scorso al Tour de San Juan. Però un corridore veramente forte,
e che speriamo non si snaturi, perché comunque è un corridore spettacolare e che vince e vincerà tanto sia su strada che su pista. Davide? Sì, ecco, direi appunto in quanto a patrimoni, GAN è un altro patrimonio, direi per il momento, del ciclismo italiano, anche se comunque su pista si è già, ha già saputo imporsi su palcoscenici ben più ampi, ben diversi da quello, semplicemente da quello italiano. Io direi che GAN ha diversi margini di crescita. Non mi sembra magari quantomeno su strada precocissimo come altre, come quelli che stiamo vedendo anche negli ultimi anni, ma con un percorso di crescita graduale secondo me può veramente arrivare a, diciamo, nell'elite, può veramente affermarsi nell'elite delle prove contro il tempo. Resta da capire che corridore sarà su strada, sembrava in un primo momento per le classiche, poi guardiamo un attimo. E lancio una provocazione, visto anche che i nomi che ci siamo segnati per il proseguo del pagellone riguardano anche i flop della cronometro. Può darsi che Ganna abbia giovato tanto dalle assenze direi dei vari Dumoulin, Froome, Thomas, e dalle prestazioni, sulle quali lui ovviamente non ha nessuna colpa, ci mancherebbe altro, dei vari, non so, Roglic piuttosto che Lampaert, piuttosto che Campenaerts, vittime di crisi, cadute o guasti meccanici. Alberico? Io gli do 9, ha ragione Davide, perché non si può negare che sia stato anche favorito da una serie di circostanze, e che comunque il panorama delle cronometro tolti quei 2-3 non è più quello di una volta, perché comunque è stato, oltre a quello che è successo in corsa, sono da segnalare delle assenze importanti come quella di Dumoulin, di Van Aert, che sono all'apice della catena alimentare per quanto riguarda le cronometro. Però per me il risultato di Ganna è stata una sorpresa notevole. Se non fosse successo quello che poi è successo nella gara di domenica, per me sarebbe stata la sorpresa del mondiale, perché conoscevamo Ganna come un fortissimo cronometrista da brevi distanze in virtù del suo presente da inseguitore, e qui ha tirato fuori una prestazione eccezionale su una distanza che aveva dimostrato di non padroneggiare ancora appieno. È stato veramente veramente bravissimo, e questo risultato gli apre prospettive che fino solo a qualche giorno fa non erano ancora compiute. Guardate, io se posso dire una cosa rispetto al discorso di presenti e assenti, sono abbastanza drastico sulla questione, nel senso che alla fine vince chi arriva, nel senso i problemi degli altri sono, non sto dicendo che voi abbiate detto il contrario, dico che secondo me i problemi degli altri sono i problemi degli altri. Se Campenaerts ogni volta che tenta di vincere una cronometro gli si rompe qualcosa o cade, non è come dire, una questione relativa a chi è arrivato prima di lui, è una questione sua, e quindi io sono convinto che il risultato di Ganna, come anche quello degli altri, abbia di sicuro beneficiato del fatto che alcuni degli atleti non ci fossero, ma vi dico anche che quella è la gara, chi si è presentato ha fatto il meglio che poteva e Ganna è stato migliore degli altri. E Froome non c'era, Dumoulin non c'era, e mi dispiace per loro, nel senso, da questo punto di vista sono non tendo mai a fare dei discorsi globali su chi si è presentato e chi no, perché a mio giudizio la prestazione quella è, lui è arrivato terzo, è stato il terzo campionato del mondo. E non so, non è che devo fare della polemica, ecco, semplicemente la vedo molto più da questo punto di vista. E il mio professore di economia avrebbe detto: gli assenti hanno sempre torto, quindi. E quindi diamo ragione ringrazio il professore di economia che la pensa come me, o meglio, sono io a ringraziare il professore perché posso pensarla come lui. E a questo punto, vabbè, avevo citato Campenaerts e allora vi chiedo un parere su di lui, perché da quando ha fatto il record dell'ora lo aspettiamo sempre come se fosse il più forte cronoman di tutti, quando poi in realtà, come abbiamo appena detto, non succede spesso, ecco.
Beh, intanto lui dopo il campionato nazionale ha smesso di correre per preparare questo appuntamento. Ci sarebbe da parlare di questo, perché oggettivamente chi è uomo anche da corsa tappe come Roglic parte sfortunato sui cronomi puri, che ormai fanno questi programmi qua, come abbiamo visto Mikkel Bjerg tra gli under 23, cioè saltano completamente luglio, corrono un poco agosto, insomma risparmiano le energie per il mondiale arriva troppo tardi, secondo me bisognerebbe tornare col mondiale ad agosto, che è il momento clou della stagione, perché quantomeno ti togli un mese di allenamenti ed è meglio per tutti. Chiaro, bisognerebbe anche rivedere la posizione in calendario della Vuelta, ma io fosse per me farei proprio una roba drastica e tornerei al calendario per 1995. Comunque, dicevo, Campenaerts ha preparato questa prova, è partito molto forte perché era sui tempi di Remco, dietro a Rohan Dennis, ma non è che ci sia tanto da stupirti, cioè Rohan Dennis l'anno scorso gli ha dato 1 minuto 25 secondi a Campenaerts, però Campenaerts si era giocato il secondo posto sul filo dei secondi con Tom Dumoulin. Poi è stato molto sfortunato perché è caduto, ha forato, è stato anche bravo secondo me comunque a finire la prova, tra l'altro in undicesima posizione nonostante tutto. Io do un 6,5 per il carattere comunque dimostrato. Beh, allora, di Campenaerts cosa posso dire? Direi innanzitutto non ha la fortuna dalla sua parte, perché tutte le volte, come dicevi tu Alberto, gliene succede una. Ci ricordiamo bene della cronometro al Giro d'Italia, nella quale insomma il meccanico gli non fu, diciamo, proprio impeccabile nel suo lavoro. Però direi che il fatto di aver stabilito il nuovo record dell'ora, e che il record dell'ora rischia un po' di falsare il corridore che è Campenaerts, ovvero una cronometro mondiale non è esattamente la stessa cosa di un record dell'ora, sono proprio due esercizi diversi per durata, per sforzo, per preparazione, per altimetria del percorso, e quindi io non vorrei che Campenaerts, pur essendo un ottimo cronometro, direi fra i migliori in circolazione, si sia tirato addosso un po' troppe responsabilità stabilendo quel record dell'ora. Poi è chiaro, uno non può dire non stabilisco il record dell'ora per non tirarmi addosso responsabilità e pressioni, fanno parte del gioco. Però ecco, io credo che siano due esercizi molto diversi, e che Campenaerts sia il più grande sconfitto di questa manifestazione, in quanto, come ha detto bene Luca, era il suo obiettivo stagionale più importante insieme al record dell'ora, e praticamente dall'estate in poi non l'abbiamo più visto per preparare l'evento. Io gli do senza voto perché è più sfortunato di Fantozzi, c'ha una nuvoletta addosso. Paga, secondo me, ancora comunque un planning demenziale dalla prima parte di stagione, in cui ha fatto una marea di corse, ci ha messo in mezzo il record dell'ora, quando ha finito il record dell'ora ha fatto Romandia, Giro d'Italia, Giro del Belgio, è arrivato alla cronometro dei campionati nazionali belgi che non stava in piedi praticamente. Poi ci credo che poi non ha più fatto niente, cioè probabilmente dovevano raccoglierlo col cucchiaino. Era avviato verso un podio, poi la sfortuna fantoziana, come ho detto, ci ha messo lo zampino, non voglio accanirmi più di tanto. Senza voto e lo rimando apposta. Allora faccio un altro nome, che è quello invece di Affini, sedicesimo, primo degli italiani. 5,5, non ha neanche mai fatto in carriera una crono di 40 km prima di quella del mondiale, distanza troppo lunga, non la sapeva nemmeno gestire, non è mai andato forte, probabilmente non ha neanche mai capito quando doveva premere sull'acceleratore. Alla fine è giovane, comunque non è precocissimo, perché è veramente esploso l'anno scorso quando già aveva 22 anni, adesso ne ha 23. Ha fatto il suo. Chiaro, dopo il podio all'europeo ci si aspettava magari qualcosa in più, però erano due prove diversissime, non possono essere paragonabili. Sì, sono d'accordo, dire passo indietro o delusione mi sembra veramente esagerato. Certo, il risultato non è uno di quelli che uno si ricorda volentieri, o che magari
ovviamente si scorda anche del tutto, però comunque ecco, non girerei il coltello nella piaga, perché ha già detto tutto Luca, non è precocissimo, comunque sembra un buon corridore, avrà tempo e modo di crescere e di imparare ad amministrare questi sforzi, che oggettivamente sforzi come quello di una cronometro mondiale non so quanti ce ne sono in un anno, forse solo quello, tutt'al più due, un cronometro di un grande giro, quindi direi non va bene così, ma va bene così. Sei meno meno ha fatto ha percorso una distanza che non era assolutamente abituato a percorrere, comunque uno che per costituzione e anche per il suo passato fa intendere di essere più adatto alle crono brevi. Vediamo se riuscirà anche a migliorare su quelle lunghe, però per essere la sua prima esperienza mondiale non credo che ci si potesse aspettare più di tanto. Aveva vinto al Giro della Gran Bretagna un cronometro molto più adatto alle sue caratteristiche, questo del mondiale evidentemente a questo stadio della sua carriera ancora un po' troppo per lui. L'ultimo nome legato principalmente alla crono è quello di Bevin, che abbiamo parlato anche sul nostro sito, che deve essere fatto su questo corridore, insomma un bel quarto posto. Luca? Sì, io gli darei un 8, tra l'altro parliamo di un corridore completo, perché quest'anno ha vinto il Tour de Flandre in volata, è cresciuto molto nelle prove contro il tempo, ha mancato la medaglia, purtroppo per lui è aggressivo, ti fa ganna tra i due, quindi non mi dispiace granché. Sì, diciamo che appunto si sta facendo pian piano un bel atleta, ma non c'è molto altro da dire secondo me, uno che ha fatto il suo. Sì, sono d'accordo, l'unica cosa che aggiungerei per il buon Bevin è che è arrivato a 2 secondi, mi sembra, da Gamma, quindi 2 secondi da una medaglia storica, perché sarebbe stata la prima medaglia in una rassegna di ciclismo su strada per la Nuova Zelanda, purtroppo non è arrivata, ma se c'è un corridore che può portare un risultato del genere alla Nuova Zelanda, che sia una medaglia al mondiale, che sia una vittoria di tappa al Tour de France, tra l'altro Bevin quest'anno è doppiamente sfortunato, perché non solo si è ritirato dal Tour de France, ma è stato il primo ritirato dal Tour de France, però come ha detto Luca è un bel corridore, è completo, è già in un'età decisiva, quindi mi sembra sia del 91, quindi sono 28 anni, corre in una squadra che perlomeno sulla carta gli darà sicuramente spazio, tanto nelle cronometro quanto nelle fughe, perché comunque la CCC tutto è fuorché una corazzata, quindi credo che per un paio d'anni, se regge su questi livelli, possa togliersi delle belle soddisfazioni, proprio perché non è anche identificato come un riferimento, il nome più pericoloso da tenere sott'occhio, potrebbe giovare di questa situazione. 8, davvero bravo, lui è l'ennesima dimostrazione di quanto bene lavori lo staff della ex BMC con i Cronoman. È vero che la CCC non è una corazzata e che ha ottenuto risultati pessimi, che secondo me è la diretta conseguenza del fatto che non è assolutamente una corazzata. Secondo me riuscirà anche a migliorare un pochino in futuro, come sta sì, andrà a migliorarsi in base ai trasferimenti che interessano la CCC negli anni prossimi. E beh, complimenti, non era assolutamente, cioè, capisco che per lui possa essere un rimpianto il quarto posto a 2 secondi dal terzo, ma chi l'avrebbe detto di Bevin al quarto posto della crono mondiale a inizio anno? Io assolutamente no, quindi dovrebbe essere solo contento per quanto mi riguarda. Passerei quindi ai nomi invece più legati alla corsa in linea e partirei con il vincitore Mads Pedersen. Ma io a Mads Pedersen do un 10 e glielo do anche con la lode, perché è l'unico che è arrivato alla fine di quel mondiale con ancora delle energie. Lui è stato secondo me molto furbo in tutto il mondiale, è stato molto furbo perché ha attaccato anticipando lo scatto dei big e si è risparmiato, probabilmente non l'avrebbe neanche tenuto, ma in ogni caso si è risparmiato un cambio di ritmo che a chi l'ha fatto e a chi ha risposto è rimasto sulle gambe per tutta la gara, perché sì, vedremo più avanti di Trentin, di Van der Poel, ma Alaphilippe, che ha provato a rispondere a quello scatto, è totalmente esploso.
E poi è stato molto furbo sulla salita finale, sullo scatto di Kung, perché lui ha lasciato quei 5 metri lì a Trentin, probabilmente illudendolo di non averne più. E Trentin lo ha sottovalutato, secondo me, perché come dicevo all'inizio della puntata, su quel rettilineo lì, che tira tutto all'insù con la pioggia dopo 270 km, sai che comunque aspettano che sia tu a lanciare la volata, ma probabilmente. A rigor di logica dovresti aspettare, cioè non partire ai 200 metri, non è una tappa, non è un arrivo pianeggiante di una tappa di 150 km col sole. Se anche messo bene, perché sei in seconda posizione, veramente puoi aspettare gli ultimi 100 metri, aspettare che partano gli altri, prendere la ruota, uscire. Invece Trentino è arrivato ai 200 km, probabilmente si è sentito, perché Kung chiaramente si vedeva non ne aveva più e aveva visto Pedersen in difficoltà in salita, ha pensato di poter partire lungo, più sai, magari anche per arrivare un po', vincere il mondiale, fare un po' di passerella a braccia alzate negli ultimi 50 metri, invece Pedersen lo ha letteralmente messo nel sacco, quindi appunto per me ha fatto un mondiale enorme. Chiaro, per qualcuno è un po' uno sconosciuto, è arrivato in realtà secondo il Giro delle Fiandre, però è un corridore molto lunatico, cioè uno che ha dei periodi in cui va fortissimo, tipo l'estate di 2 anni fa vinse il campionato nazionale danese, il Tour de Poitou Charentais e il Giro di Danimarca nel giro di 2 mesi, l'anno scorso andò forte al nord, poi sparito, quest'anno andò bene all'inizio stagione perché non se lo ricorda nessuno, ma arrivò settimo nella tappa della Tirreno Adriatico, quella vinta da Fuglsang, che fu durissima perché arrivava Fuglsang, 50 secondi Roglic, Adam Yates, 15 secondi dopo Roglic, staccato di più Dumoulin, ancora più staccato Pinot, cioè fu una tappa devastante e lui era lì. Però era andato molto forte la settimana prima, aveva vinto una corsa in Francia, quindi non dovevamo sottovalutarlo né noi né i corridori, in realtà lo abbiamo fatto un po' tutti e alla fine, perché è anche molto adatto a questo percorso, uno che vince a Vejle al Giro di Danimarca, alla fine invece ci ha sorpresi tutti quanti e ha ottenuto il più grande successo della sua carriera. Sì, come non essere d'accordo ad un ragazzo che compie 24 anni a dicembre, cosa vuoi dire col mondiale che ha vinto, considerando il pezzo di storia che ha scritto per il suo paese, perché è la prima medaglia d'oro che un ciclista danese conquista nella prova in linea riservata ai professionisti di un campionato del mondo. E la prima in generale del movimento danese l'ha presa la Didier Eriksen 3 anni fa, quindi per dire il boom che ha avuto il ciclismo danese nelle ultime stagioni. E in quanto a boom direi anche che infatti alla vigilia il capitano non era appunto Mats Pedersen, ma era magari Michael Valgren, era Jakob Fuglsang. Infatti Pedersen stesso ha detto: "Io mi ero mosso sicuramente, anche come diceva Luca, con una certa brillantezza per non dover rispondere allo scatto bruciante di Van der Poel e degli altri, ma anche perché doveva fungere da punto di appoggio. Poi invece è stato un punto di appoggio per se stesso, perché da dietro non ne avevano più di lui, lo hanno lasciato giustamente a giocarsi la medaglia e l'ha vinta, e non gli si può dire altro. Senz'altro da adesso in poi la carriera di Pedersen cambia, in bene o in male, lo dicevamo prima di iniziare la puntata io e Alberico, non sarà un futuro prossimo banale quello di Mats Pedersen, non ci saranno vie di mezzo. O la maglia lo schiaccia o la maglia lo esalta. Dei margini di miglioramento li ha senz'altro, i suoi direttori sportivi alla Trek Segafredo sono i primi che ne parlano bene da anni, anche se, come diceva Luca, negli ultimi anni ha fatto una volta bene, 2 volte male. I margini di miglioramento ci sono. Sicuramente è un vincitore a sorpresa, ma adesso sta a lui dimostrare che la sorpresa appunto è stata solo in quel giorno di Harrogate e che non lo è più da adesso in poi. 10 lode, non posso che dargli questo voto, è un predestinato perché, ironia della sorte, era il grande rivale di Mathieu Van der Poel quando entrambi erano junior. Infatti a Firenze 2013 Van der Poel vinse e la volata del gruppetto, dei battuti, la vinse proprio Pedersen.
è un corridore che per quanto discontinuo è un ottimo fondista e ha dimostrato nelle uniche due occasioni in cui si è trovato davanti nel finale di una corsa importante, che è un cagnaccio difficile da staccare. La cosa che mi ha impressionato più di tutte però non è stata la sua vittoria, per quanto sorprendente, è stato il fatto che lui abbia detto di avere il 5,5% di grasso corporeo e io mi tolgo il cappello perché con una percentuale del genere io finirei all'ospedale in seduta stante, invece lui è riuscito a vincere un campionato del mondo sotto 7 ore di pioggia ininterrotta. Chapeau. Condivido in pieno la vostra analisi e quindi vi chiedo un'idea che avete su Trentini invece. Anticipo un attimo io la questione perché ho visto anche poi, diciamo, il seguito come lui ha, come il, diciamo, lui ha gestito l'argento sui social, come ne hanno parlato i compagni di squadra, come ne hanno parlato i tifosi. Insomma, è stato un argento, ma di, come dire, di forte impatto dal punto di vista anche umano. Voi che voto gli date? Io darei un 8 e mezzo, ha fatto tutto bene, è stato l'unico che è riuscito a tenere lo scatto di Van der Poel e anche a rilanciare, no? Come a far vedere a Van der Poel, guarda che io ci sono. La gente diceva di Van der Poel quando vinceva le tappe al Tour of Britain, ma batte solo Trentin. Sì, ma si vedeva che Trentin lì andava forte. E, insomma, cioè, adesso, ok, l'argento, deludente e tutto quanto per come si era messa la situazione. E come ho detto anche per come ha gestito il finale, però Matteo Trentin era lì, Van der Poel non era più lì perché era andato in crisi, Alaphilippe, Sagan, Van Avermaet, tutta sta gente non era lì perché erano meno forti di Van der Poel e di Trentin. E quindi, cioè, alla fine sì, è la delusione dell'argento e tutto quanto, però Trentin ha fatto un mondiale strepitoso, si è sradicato letteralmente di ruota Alaphilippe, Sagan, Van Avermaet. Insomma, questi nomi qui che qualcuno alla vigilia metteva nelle gerarchie davanti a lui, anche se francamente io ci avrei messo solo Alaphilippe, perché Van Avermaet quest'anno da Trentino le ha sempre prese e anche Sagan non ha mai convinto quest'anno, quindi ha dimostrato di essere comunque un corridore d'alto livello, uno dei più forti al mondo in questo momento. E poi probabilmente gli si è spenta la luce anche a lui in quell'ultimo giro lì, pagando lo sforzo per tenere Van der Poel, sia sullo scatto che è stato micidiale, sia quelle grandi trenate che hanno dato sia lui e Van der Poel, perché si sono spesi molto nei due giri prima dell'ultimo. Infatti si era visto anche sotto il traguardo che già mangiava. Peccato comunque per lui, perché come dice Alberico, probabilmente era l'occasione della carriera, però ha fatto una grande gara. E appunto lui era lì, gli altri grandi favoriti no, un motivo c'è, il motivo è che lui comunque è stato il più forte tra i grandi favoriti, purtroppo per lui è saltato fuori Mats Pedersen che non si aspettava. Ecco, io magari sono anche un po' di parte perché Trentino mi piace da morire, tanto come personaggio quanto come corridore. E credo sia diventato proprio un bel corridore, direi su tanti terreni l'outsider perfetto, se non uno dei favoriti, talvolta magari sottovalutato. E cosa gli vuoi dire? Che probabilmente non poteva davvero fare più di questo perché l'ha subito detto nel dopocorsa, è stato sincero, non ha trovato scuse. Lancio una seconda provocazione, anche se considerando le gambe che ha dimostrato di avere nei metri conclusivi, forse avrebbe avuto poco senso, sarebbe stato più un suicidio che altro. Ma non poteva provare qualcosa sull'ultimo passaggio in salita, considerando che Trentin, probabilmente dei tre, Pedersen, Kuger, appunto Trentin, era il più forte e comunque non è proprio fermo Trentin nelle salite, diciamo negli strappi o nelle salite di media difficoltà. Non vorrei che abbia puntato un po' troppo sulla volata quando si sa che dopo 250, 60, 70 km, specialmente passati sotto al maltempo, i valori in volata si livellano molto. Avrebbe potuto fare, secondo voi, una mossa giusta muovendosi in salita,
o sarebbe stata una dichiarazione di debolezza o un abuso di potere, chiamatelo come volete. Io gli do 9 perché è una medaglia importante per tutto il movimento italiano, perché pone fine a una siccità quasi biblica. Trentin nella sua carriera ha vinto la maggior parte delle corse allo sprint e penso che in cuor suo sentisse di essere il favorito, e anche noi, non lo nego, io in particolare pensavo che lo fosse. Però all'ultimo giro l'ho visto piuttosto giusto, come ha detto Luca, al passaggio sotto il traguardo al suono della campanella mangiava, che non è un bel segno, vuol dire che qualcosa non doveva andare come, cioè qualcosa stava andando come non doveva andare, probabilmente si sentiva un po' svuotato. Ha avuto l'unico momento di debolezza della corsa nel momento peggiore, e secondo me questo non vale a dire che è stato un oro perso, bensì è stato comunque un argento guadagnato. Penso che Trentin ci avrebbe messo la firma, sicuramente per come si era messa la corsa gli roderà fino al 3000, però deve essere contento. Assolutamente, non era il favorito numero uno e ha fatto quello che poi si è rivelato il massimo per quelle che erano le sue possibilità. Chiudiamo il podio con Kung invece. Io a Kung do un 9,5, ha fatto una gara strepitosa, è stato il primo a muoversi perché si è mosso con credo, che poi è saltato ovviamente per aria. Lui sotto la pioggia si esalta, ma diciamoci la verità, nelle classiche non era mai andato forte, quindi non se lo aspettava nessuno. Porta a casa quello che comunque al momento è il risultato della sua carriera, tra l'altro rifacendosi dopo l'ennesimo cronometro deludente, per cui appunto non prende il 10 solo perché non ha vinto. Direi che Kung, considerando il percorso, la giornata e i nomi che si erano fatti alla vigilia, probabilmente Kung è proprio il migliore in assoluto, nel senso che per il corridore che è, quello che più è andato oltre i suoi limiti, perché non lo conoscevamo come buon cronoman, come corridore, se vogliamo, anche un po' scostante e inaffidabile, però non lo conoscevamo capace di prove del genere, in condizioni magari del genere, su percorsi così lunghi, in prove così prestigiose, quindi sì, direi un 9,5, fermo restando che 10 lo diamo solo a chi vince, però 9,5 tutto. 9,5 non sarà nuovo cancellare, come qualcuno aveva predetto quando ancora correva tra gli under 23, però intanto è riuscito a fare una cosa che a cancellare in linea non è mai riuscito, cioè andare a podio in un mondiale, che è tanta roba effettivamente. Sagan? Io a Sagan do un 5 e glielo do soprattutto perché le dichiarazioni che ha fatto dopo la gara, cioè lui ha finito la sua gara bene prendendosi il suo quinto posto, il massimo a cui, quarto al massimo a cui poteva, no, quinto perché quarto c'era Mosconi in mezzo, il suo quinto posto, il massimo a cui poteva ambire. Poi è andato a fare quella dichiarazione, no, a cui non è nuovo, perché non lo scopriamo oggi che Sagan fa sempre dichiarazioni un po' così. Lui è quello che a suo dire ha scoperto della vittoria delle Olimpiadi di Van Avermaet solo un mese dopo, quindi cioè due sono le cose, o ci prende in giro o è scemo. E vabbè, insomma, lui è andato lì davanti alle telecamere, ha detto: io potevo rispondere a Trentin e Van Der Poel, ma non l'ho fatto perché pensavo finisse in volata. Cioè, al di là che se parte un Trentin e Van Der Poel con anche Alaphilippe che gli va dietro, cioè, cosa aspetti? Chi aspetti? Ma al di là di quello, comunque lui quando è scattato si è portato dietro Valgren. Ora io Valgren non l'ho neanche visto provare ad andare dietro a quei tre là, cioè a Van Der Poel, Trentin e Alaphilippe, quando sono partiti, e neanche si sarebbe sognato di farlo. Quindi siamo onesti, Sagan non aveva le gambe per seguire quei tre là, ha finito bene. Siccome non accetta questo fatto di non essere più campione del mondo, cosa che si vedeva già l'anno scorso quando fece quella cosa lì sul podio con Valverde, che qualcuno disse bel gesto, a me sembrava solo un modo per avere le telecamere per sé
e come si vede anche dal fatto che aveva le maniche iridate enormi rispetto a tutti gli altri corridori di quest'anno. Insomma, stava rosicando, ecco, diciamo le cose come stanno, ha fatto quelle dichiarazioni, non mi sono piaciute per niente. Purtroppo grandissimo talento, tutto il resto anche non per colpe sue, ma perché è sempre stato circondato da personaggi evidentemente negativi, è sempre mancato ed è mancato anche in questo caso, secondo me, un po' di stile. Ha voluto fare questa uscita da avrei potuto, ma non è vero, e se la poteva risparmiare per rispetto di chi era lì davanti a vincere il mondiale. Sì, direi, sono parzialmente d'accordo con quello che ha detto Luca, anche se c'è da dire che il buon Sagan casca sempre in piedi, ovvero pur nell'annata, possiamo dirlo, probabilmente la più storta della sua carriera. Ne ricordo una, forse era il 2015 di Richmond, che arrivava sempre secondo, magari quest'anno qualcosa in più ha vinto. Però quantomeno, però insomma, ecco, è mancato in più momenti rispetto a tante altre stagioni, eppure in un mondiale nel mondiale del maltempo, della disorganizzazione, delle sorprese, dei ritiri, degli outsider, e Sagan bene o male è ancora lì, è sintomo di quello che ha detto Luca, del talento che ha, della, a volte direi anche tracotanza fisica, perché gli è bastata un'accelerazione comunque per distanziare quel poco che c'era rimasto all'inseguimento di Trentin e degli altri. E sicuramente non è stato un gran Sagan, però considerando l'annata che ha avuto e considerando che era insomma arrivato abbastanza a fari spenti, o comunque c'erano dei nomi più che facevano più paura del suo, e bene o male è sempre lì davanti, ce lo rilevi male dai primi posti. Sei meno meno, da quando non ha più quella superiorità atletica denotata nel 2016, nella prima parte del 2017. Abbiamo visto Sagan sempre cercare di tenersi la cartuccia decisiva per il finale, e le volte invece che si è esposto da lontano, a parte la Roubaix del 2018, su cui aprirei una parentesi infinita che non è il caso di aprire, ha fatto fatica, come invece nella Roubaix del 2019 ha corso secondo le sue caratteristiche di adesso. Non è stato fortunato come negli altri mondiali, che ha trovato della gente disposta oppure con le forze necessarie a riportarlo sotto i primi. Sulle dichiarazioni post-gara stendo un velo pietoso, perché sono un insulto all'intelligenza di quelli che non hanno i paraocchi e i paraorecchie come i suoi tifosi. Ultimo nome tra i corridori, perché poi vorrei chiedere invece un parere sulle squadre, è quello di Van der Poel. Diamo un 6, io gli do un 6 perché ha deciso il mondiale sostanzialmente con il suo attacco, portato via il gruppetto decisivo. Poi purtroppo gli ultimi 10 km è andato giù in maniera sì inaspettata, però quella è la crisi di Van der Poel, cioè lui è così, o vince. E quelle poche volte che non vince c'ha proprio questi passaggi a vuoto nerissimi. Chiaro, noi magari siamo abituati col ciclocross, con la mountain bike, dove se c'ha la giornata storta lo vedi subito. Qua probabilmente aveva sensazioni buone, ma magari non buonissime. Appena ha sentito la gamba non rispondere più, non si è sentito più Superman, si è lasciato travolto, tanto che poi l'ha detto lui: nel finale avrei avuto buone sensazioni, però in quel momento lì lui veramente era scoppiato, cioè basta guardare con che rapporto andava avanti, lui non ce la faceva più neanche a pedalare. E niente, sì, è vero, è giovane, ci riproverà, io però avrei avuto piacere, anche perché purtroppo Mathieu Van der Poel è un corridore che non viene accettato da una fan base, quella del ciclismo, che è terribilmente scarsa. Cioè Van der Poel è un corridore d'antan, un corridore che corre sempre per vincere, un corridore che corre in maniera ultra spettacolare, un corridore che fa veramente tutto per vincere e dà lustro a tante altre discipline, al ciclocross, alla mountain bike, che hanno bisogno di avere lustro perché sono discipline nobilissime, bellissime.
purtroppo molti tifosi del ciclismo cresciuti con i dogmi di certe persone, i dogmi del corridore che non fa niente tutto l'anno e si presenta in forma solo alla corsa più importante della stagione, tipo Armstrong, rigettano Van Der Poel, e quindi appunto quello che non mi fa mandare giù la sconfitta è proprio quello, cioè avrei voluto vedere la vittoria di Van Der Poel, così un po' di gente se ne tornava definitivamente nelle caverne, invece così non è stato, quindi avremo ancora i commenti sui social dei fa troppo il fenomeno e queste robe qua, quando averne di gente che comunque fa così il fenomeno, anche perché se abbiamo avuto un mondiale bello, buona parte del merito è comunque sua, quindi altri 10 anni almeno di questo Mathieu Van Der Poel, ma anche meno, fossero anche altri 5 anni, non vincesse nemmeno niente su strada, io sono abbastanza conscio di aver visto insieme a Remco Evenepoel, e ci metto lì vicino anche uno come Philippe Gilbert, il più grande fenomeno di questo millennio. Davide? Sì, sono d'accordo con Luca, e questo anche quando si ritira, anche quando esplode, anche quando corre poco su strada, decide un mondiale, e quando è scattato abbiamo visto chi è stato a rispondere, il solo Trentin che era in una forma palesemente clamorosa, però tutti gli altri, chi per un motivo, chi per un altro, non hanno saputo, non hanno minimamente provato ad andargli dietro. E io dico la verità, per me la crisi di Van Der Poel non è stata una delusione, perché magari le mie preferenze andavano a Trentin, però senz'altro è stata mi ha impressionato, non me l'aspettavo, anche alla vigilia lo avevo detto nella scorsa puntata del podcast, per me era di gran lunga il favorito principale, si è mosso comunque da tale, da riferimento, non ha evidentemente sentito le pressioni, non ha avuto paura di esporsi contro avversari che quella corsa l'hanno già vinta una se non 3 volte, e quindi cosa gli vuoi dire? Peccato da un punto di vista sportivo e imparziale per come è andata a finire, perché probabilmente per come era arrivato al campionato del mondo, per il suo background e per come si è mosso, probabilmente la meritava lui la medaglia d'oro. Io gli do 5 perché è l'unico corridore con cui mi riservo di essere cattivo, perché uno dei miei corridori preferiti, se non il preferito, ha evidentemente sbagliato qualcosa, perché suo allenatore ha detto che non si è alimentato abbastanza, e poi questo si è tradotto in una crisi di freddo, ma questo non mi importa. Parliamo dell'unico corridore del ciclismo attuale che dal punto di vista statistico può guardare in faccia i grandissimi vincenti del ciclismo di sempre, ha un numero sterminato di vittorie, io ero strassicuro che avrebbe vinto il mondiale, e lui, come ha detto Davide, si è comportato come quello che avrebbe sicuramente vinto il mondiale. Qualcosa è andato storto, probabilmente non lo sapremo mai, probabilmente è da scrivere a una delle sue classiche crisi. Però se c'è una cosa che sappiamo di Van Der Poel è che dopo le sconfitte, anche le più dure, torna più forte. Io fossi negli altri mi preoccuperei veramente tanto. Non gli vale la sufficienza, lo aspetto l'anno prossimo nelle classiche, l'oro olimpico, e poi gli altri si devono fare veramente il segno della croce, perché non hanno ancora visto niente. Passerei quindi alle squadre, se siete d'accordo, facendo un raffronto tra soprattutto Belgio, Francia e Danimarca, perché Belgio e Francia come nazionali potenzialmente date per favorite, e attraverso le quali parlare tanto di Van Avermaet, Gilbert, quanto di Alaphilippe, per esempio. La Danimarca, perché oltre ad essere nazionale del vincitore, il vincitore non era il corridore designato, quindi di sicuro c'è qualcosa da analizzare. E partirei, vi lancio così 3 nomi delle squadre in modo tale che poi possiamo parlare della nostra nazionale in conclusione. Io do alla Francia darei un 5, il problema è stato alla Philippe, cioè poi lui ci ha anche provato e ha cercato di seguire lo scatto di Van Der Poel e Trentin ed si è piantato letteralmente in mezzo alla salita, non ha avuto le gambe alla Philippe, e le alternative purtroppo per loro non c'erano. Poi Galopin è arrivato anche davanti alla Philippe, quindi questo dice un po' tutto di come ha finito la gara a Julien.
sì, magari poteva correre in maniera un po' diversa, andare all'attacco con Snefrua, andare all'attacco lo stesso Galopin, però è chiaro che è comprensibile quando tu hai un capitano di tale ritmo, quale Julian Alaphilippe, il secondo corridore più forte al mondo dopo Mathieu Van Der Poel, oggettivamente è normale che credi e punti tutto su di lui. Invece per il Belgio va fatto un discorso molto diverso, il Belgio è stato terribilmente influenzato dal suo periodo di Greg Van Avermaet, quindi gli diamo un 2, già quella scena in cui De Klerk messo a tirare mentre Gilbert era 30 secondi dietro, per me è stata dir poco pietosa. Là Van Avermaet sapeva cosa stava succedendo, ma ha deciso di far fuori lui Gilbert. Infatti io ho visto anche, per dire, un Remco Evenepoel molto, molto arrabbiato quando si è dovuto ritirare, segno che probabilmente lì è successo anche qualcosa. E poi anche la finale di gara, comunque hai tanti corridori, non fenomeni ma buoni, come Teuns, Velles, che a me non piace, però corridore discreto. Lo stesso corridore come Nesen, che ok Teuns, ok Velles, che li usi per lavorare, però uno come Nesen, che è anche abbastanza veloce, che quest'anno ha fatto seconda alla Milano-Sanremo, è un corridore che poteva benissimo fare la seconda punta, poteva benissimo prendere il ruolo di Philippe Gilbert nel momento in cui Gilbert non c'era più. Però evidentemente hanno deciso di correre tutti per Greg Van Avermaet, che secondo me è già di base un suicidio, perché Greg Van Avermaet, uno contro uno contro sia Van der Poel sia Alaphilippe sia Trentin, che quest'anno lo ha sempre battuto, perché ricordiamo la tappa di Gap del Tour de France dove Trentin gli ha dato 45 secondi in salita, non l'avrebbe mai vinto. Quindi un bel gioco, ha corso malissimo, do un 2. La Danimarca si sapeva che aveva tante punte e le hanno sfruttate in maniera perfetta, quindi anche qui diamo un bel 10, anche la nazionale danese. Chiudiamo con l'Italia, l'Italia anche qua do un 10, un grande lavoro di Cassani, un lavoro che parte da lontano, perché quando Cassani è arrivato nel 2014 l'italiano era una landa desolata. Cassani ha esortato la federazione a lavorare sui giovani, ha esortato a lavorare sulla pista. Non siamo ancora tornati la nazione che eravamo negli anni 90, negli anni 80, però è sicuramente una nazione in crescita, e molto di Davide Cassani c'è, non solo come CT, poi lui come CT è molto bravo, le gestisce molto bene le gare, indubbiamente non ha vinto due campionati europei per caso, però è anche molto, molto, molto bravo dietro le quinte a sapere dove bisogna lavorare, e io mi auguro che adesso i prossimi investimenti della federazione siano sul ciclocross, che con la pista che sta rinascendo, ok, manca la velocità, però nelle prove di endurance ci siamo, abbiamo vinto un oro olimpico, 3 mondiali con Ghana, nelle donne facciamo spavento, in strada stiamo tornando, abbiamo valorizzato corridori come Trentin, come Viviani, vabbè, c'è sempre il solito Nibali, all'orizzonte c'è Battistella, ma tanti giovani interessanti, non so, penso a un Fancellu, perché devo citare un corridore della corsa d'Appia che quest'anno, primo anno, è da Under 23, da dilettante, anzi, chiamiamolo proprio con quel nome, in Spagna ha vinto la Vuelta, li hanno staccato tutti sul Puerto de los Ancares, che fu la salita dove Contador batté Froome alla Vuelta 2014, dove Pulito Rodriguez batté Contador alla Vuelta 2012. Quindi insomma un lavoro a tutti i livelli che sta portando buoni frutti, e gran parte del merito ovviamente di Davide Cassani, che ha fatto la differenza lì prima e poi anche in gara. Beh, allora, sì, ci sono diverse altre nazionali che meritano quantomeno una menzione. Partirei dalla Francia, appunto, la Francia che aveva in Julian Alaphilippe il capitano indiscusso e uno dei favoriti per la prova, anche se qui tornano buone le parole di Albino, profetiche direi della vigilia, in quanto appunto Alaphilippe ha dimostrato in più occasioni di non saper digerire del tutto prove di un certo tipo o comunque lunghezze di chilometraggi di un certo tipo. Era successo l'anno scorso a Innsbruck, dove era il favorito numero uno con Valverde, è successo nelle ultime due edizioni della Liegi-Bastogne-Liegi, nel 2018 fu comunque quarto, diciamo rompendo i cambi e favorendo l'azione di Jungels, però da quello che ricordo non mi sembrava fosse in una giornata così di grazia, se no non avrebbe mandato via Jungels. Alaphilippe purtroppo secondo me ha scontato da una parte la direi super dispendiosa prima parte di stagione e probabilmente la stagione in meteo della gara di domenica.
non aveva, a mio modesto avviso, una nazionale così forte al suo fianco. Certo, c'erano Cavagna e Kosnefroa abbastanza in forma, direi due dei corridori più in forma dell'ultimo periodo, però insomma direi la nazionale è stata l'ultimo dei problemi per Alaphilippe, è mancato lui. Per quanto riguarda il Belgio, beh, anche il Belgio con Gilbert e Van Avermaet è sempre una bella sfida, un po' la movistar delle nazionali, e è successo quello che abbiamo visto. Gilbert ha iniziato la gara male, sempre in coda, sempre acciaccato con qualche problema, e anche caduto, e Van Avermaet non aspettava altro. I due purtroppo non vanno d'accordo già dai tempi della BMC, infatti gli anni della BMC sono i peggiori della carriera di Gilbert, e credo il motivo principale per cui abbia lasciato la BMC fosse proprio finalmente la possibilità di dividere la propria strada, il proprio destino e le proprie corse da quelle di Van Avermaet. Un Van Avermaet che, per quanto mi piaccia, oggettivamente credo sia uno dei più di quelli che esce peggio dal mondiale, per le scelte che ha fatto, per la gara tutto sommato anonima, per essere mancato nei momenti decisivi e per aver creato un momento decisivo a tavolino, quello dell'abbandono di Gilbert, in quanto appunto l'abbiamo visto, ha messo De Clercq davanti a forzare il ritmo quando magari sarebbe stato meglio non farlo. Della Danimarca, come ho già detto prima, si può solo parlare bene. Mats Pedersen non era il capitano, doveva fare da punto d'appoggio per comunque altri, direi, due se non tre corridori di tutto rispetto. Valgren è scostante e inaffidabile, ma quando è in giornata il ragazzo va forte. Fuglsang lo abbiamo visto quest'anno, direi è arrivato nel momento migliore della sua carriera, non è più giovane, dovrebbe essere sui 33-34 anni, e con la stagione che ha fatto, tanto di cappello. E c'era anche un corridore come Kurt Nielsen, un corridore che comunque in carriera una ruota veloce, ha già vinto alla Vuelta, ha già vinto al Tour de France, quindi c'era Asgreen, direi una delle sorprese della stagione. Quindi della Danimarca si può solo parlare bene, hanno messo due corridori nei primi sei, sicuramente ce ne sarà un altro nei primi 15 o 20, e quindi non gli si può dire niente. Chiuderei con una breve parentesi sulla Spagna. La Spagna che era venuta al mondiale puntando tutto su Valverde, anche se Valverde aveva già detto alla vigilia: preferisco una medaglia olimpica ad un bis mondiale, che mi pare alquanto improbabile. Ha avuto ragione, probabilmente la magrezza con cui si è presentato alla Vuelta e le fatiche della Vuelta gli hanno presentato il conto. Un mondiale, o gli diamo un 2 per non aver mostrato niente, o gli diamo un senza voto perché non era neanche nelle condizioni per poterlo fare. E la Spagna comunque non si è difesa male, perché ha messo Gorka Izagirre nei primi 10 al nono posto, considerando che non è né un uomo da classica né un uomo veloce, direi che la Spagna non ha fatto comunque poco a centrare una top 10. Per quanto riguarda l'Italia non possiamo dire niente se non bravi. Cassani è un personaggio estremamente mediatico, mi rendo conto che a volte non sia magari il più che questa sovraesposizione mediatica lo renda un po' fastidioso magari, ma non ha sbagliato niente, ha convocato gli uomini giusti, l'assenza di formulo non si è sentita, un gruppo coeso, si sono mosse alla perfezione, e insomma se Trentino è stato d'argento, l'Italia è stata d'oro. Io do un 5 alla Francia, va valutata in funzione alla prova insufficiente del suo capitano, perché si è visto in corsa che erano totalmente votati alla causa della Philippe. Philippe ha sofferto molto il freddo, tant'è che il CT della Nazionale dei Paesi Bassi lo ha visto addirittura vomitare sulla bicicletta negli ultimi 3 km quando gli è passato a fianco. Io non giudicherei da una prova come quella di domenica, che aveva molte particolarità, soprattutto legate al meteo, l'attitudine di Alaphilippe, che per me non è all'altezza delle sue altre grandissime qualità alle prove di oltre 250 km, però non è stato in grado di seguire l'attacco buono e poi è sprofondato, quindi non posso che dargli un'insufficienza, pur riconoscendo gli 1000 attenuanti. 10 a Danimarca, ha fatto il massimo con il materiale umano a disposizione. Io avevo consigliato di buttare su 2 euro su Valgren, dico che non ci sono andato tanto lontano, però ho sbagliato perché pensavo che alla fine
nella posizione di Pedersen si sarebbe trovato Wagren, però anche lui ha fatto un buon mondiale, il che mi rallegra, mi tira un po' su di morale. Per quanto riguarda l'Italia, io do un 10 all'Italia nella gara elite, do un 10 lode a tutta la spedizione, perché caso più unico che raro, questa volta a trascinare il medagliere italiano non è stata la componente femminile, bensì quella maschile, che cosa che non succedeva veramente da tanto tempo. Questo è un risultato da scrivere, secondo me, al 90% a Cassani, quello che sta facendo. Io ho sempre considerato il Cassani supervisore su un gradino superiore rispetto al Cassani allenatore, e però questa volta 10 al Cassani supervisore e 10 al Cassani allenatore, ha costruito veramente una grande squadra, si sono mossi veramente bene, hanno tutti performato al di sopra delle loro possibilità dal mio punto di vista. Ad esempio, non mi sarei mai sognato di vedere Colbrelli undicesimo in una gara del genere. Colbrelli ha rotto i cambi, Bettiola hanno corso davvero alla grande come una squadra. Detto di Trentin, secondo me il più grande merito in assoluto del Cassani allenatore è saper toccare le corde giuste con quel fuoriclasse di Gianni Moscon, che ha tanto un grande temperamento quanto una grande fragilità per certi versi. Lui riesce a farlo sempre, a rendere al meglio. Mi piacerebbe una squadra diretta da Cassani con Moscon capitano incontrastato. Purtroppo credo che sia destinato a rimanere un sogno, però il quarto posto del corridore trentino certifica il suo grandissimo talento. Io sono un suo sostenitore, sono davvero contento, perché per il terzo mondiale di fila, tra l'altro tre mondiali eterogenei tra di loro per le condizioni atmosferiche, per il percorso, per i protagonisti, lui era davanti e è il testamento alla sua qualità sconfinata. Concordo soprattutto con questo giudizio finale riguardo Moscon, anche perché penso che se lui potesse scegliere di essere capitano, ovviamente direbbe di sì, però da questo per ottenere questo risultato molto dipende anche dal comportamento durante la stagione e dai risultati. Anch'io come te condivido questa speranza, perché vedendolo sempre lottare con i migliori e mettere sulla strada prestazioni veramente veramente superiori alla media, mi augurerei che potesse farlo tagliando quel traguardo per primo, perché sarebbe una di quelle personalità che darebbero lustro alla maglia ridata l'anno successivo. E con questo viene a finire la puntata, un po' più lunga del solito. Grazie se ci avete seguito fino in fondo, anche se ci avete seguito fino a metà. Saluto i miei ospiti e li ringrazio per aver partecipato con noi. Prima abbiamo parlato anche con Stefano Zago. Ringrazio Davide Bernardini. Ciao ragazzi, alla prossima. Ringrazio Luca Saugo. Grazie a te, ciao a tutti. E ringrazio Alberico Faroldi. Ciao ragazzi, ricordatevi che il ciclismo non finisce col mondiale. No, infatti, prossime puntate dedicate alle future corse, alle corse italiane, altre corse in Europa, classiche, insomma, ce n'è ancora tanto. Ciclocross, scusa, chiedo perdono. E poi, vabbè, inizierebbe anche la pista tra un po', vabbè, insomma, il ciclismo non finisce, ecco, quindi non finisce certo col mondiale. Grazie e alla prossima puntata.